死ぬほど食ってやろう。Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel nuovissimo video di Aspettando 4, io sono Chris e mancano veramente veramente pochissimi giorni al 6 novembre quando uscirà appunto Halo 4 e oggi voglio fare un video diverso dal solito, non siamo in diretta, non sono in diretta e voglio spiegarvi il perché amo Halo, tutto l'universo che lo circonda e il perché, come ho conosciuto Halo e tutta la storia che lo riguarda dalla prima volta che ci ho giocato fino ad oggi. Allora, partiamo velocemente dicendo che Halo 1 io non me lo cagavo. Cioè, mio papà comprò all'epoca l'Xbox, prese Halo, io non me lo cagavo. E poi a un certo punto mio papà, quando si parla di 11 anni fa, ragazzi, e quindi avevo circa 10-11 anni appunto, e mio papà mi convinse a giocare con lui, e all'epoca giocava ancora con me, ad Halo, e io, accettai, ma ero veramente una pippa a giocare, non giocavo quasi mai agli FPS. Allora, niente, presi in mano il joystick e dopo tipo un'ora ero esaltato come non so che cosa, penso sia stato il gioco più bello fino a quel momento che abbia mai giocato, appunto, che avessi mai giocato. Dopo quello io cominciai a giocarci con mio fratello, con gli amici, tutto sempre in split screen, in schermo condiviso, ragazzi, non si parlava ancora di Xbox Live, non c'era proprio l'Xbox Live a quell'epoca, a quei tempi, ecco. E niente, mi appassionai, giocai 20.000 volte la campagna, sempre con gli amici a giocarci nei pomeriggi, eccetera, eccetera. Fino a quando, ragazzi, uscì Halo 2. Quello fu veramente un altro momento epico, l'ho preso al lancio, mi sembra, adesso non mi ricordo ragazzi, sono sempre anni fa. E l'ho preso al lancio e mi sembra. E ci giocai veramente anche lì tantissimo con mio fratello, campagna, multiplayer, amici, sempre in split screen. E lo adoravo, penso sia stato il gioco per cui ho fuso l'Xbox, probabilmente sì, è molto probabile, sì. E dopo quello, io, come sapete, Halo 1 e Halo 2 sono usciti per Xbox. Halo 3 uscì per Xbox 360. Quindi dovevo comprare un Xbox 360. E io non avevo i soldi, ovviamente ero ancora un boccia, ragazzi. Non avevo un lavoro, non è che avevo tutti quei soldi da spendere. Mio papà si rifiutava perché non voleva spendere tutti quei soldi, appunto. Voleva aspettare che scendesse di prezzo, così che da comprare Xbox e Halo insieme. Dopo quello, io e mio fratello cominciammo l'italiano, e anche mattina, e a raccimolare tutti i soldi che potevamo. Mi sembra che all'epoca costasse qualcosa come 300 euro Xbox e noi 300 euro, ma che diavolo, dove li tiriamo fuori 300 euro? E con calma, con pazienza, in qualche mese, adesso non mi ricordo sinceramente, riuscimmo a raccimolare tutti i soldi. E finalmente comprammo Halo 3 dopo che era uscito da tantissimo. Io vedevo video su video su YouTube, sapevo già tutte le mappe o multiplayer, perché all'epoca guardavo molti match MLG, pro gamer e robe del genere. Adesso sinceramente non mi interessa più, però all'epoca ero veramente invasato su quella cosa. E lì, ragazzi, lì fu il mio primo gioco multiplayer online su Xbox 360. Io mi ricordo, ragazzi, io mi ricordo molto molto bene la prima partita. Allora, ero lì tranquillo, collegavo tutti i fili, eccetera, eccetera. Non stavo ancora realizzando, no? Parto, matchmaking, pam, vai. Inizia la partita e io comincio a guardarmi intorno, vedo gente che si muove. Non sono robot, cioè non è intelligenza artificiale, sono altri giocatori. Non me ne rendevo conto, ragazzi, non riuscivo a rendermene conto, ero ancora super scioccato da quella cosa, perché per me era una cosa veramente nuova e non conoscevo l'online, non conoscevo l'online, tutto qua, cioè non conoscevo tutto quel mondo appunto. E mio fratello che mi guardava, perché ero io il primo a fare la partita, e lui mi guardava e gli faccio: ma secondo te sono robot? Cioè sono nemici controllati dal computer? No, ma guarda che è gente vera. E io vi giuro che non riuscivo a comprendere come facessero a giocare con me. Ma lì si trattava di appunto una mia... diciamo, ero ancora scioccato, qualcosa del genere. Poi, dopo Halo 3,
Ci furono tutti quegli spin-off che furono Halo Wars, adesso non mi ricordo bene tutti in ordine perché non è che li ho proprio, diciamo, amati alla follia. Ci fu Halo 3, Halo Wars, che raccontava le storie prima di Halo, io l'ho giocato, l'ho finito tutto, però non è il mio genere. Poi ci fu Halo 3 ODST, che quello invece, quello fu veramente un bel gioco, mi piace, cioè ci gioco ancora adesso ogni tanto. Scusate. Prima E posizione. poi uscì Halo Reach. Halo Reach, ecco. Halo Reach, la campagna mi è veramente piaciuta tanto perché racconta di Spartan che non sono Master Chief, però in contemporanea non mi è piaciuto per il gameplay in sé, perché il gameplay è molto più legnoso, molto più pesante come gameplay confronto ad Halo 3, per esempio, che si saltava veramente alto, si correva più veloce. E sta cosa delle armor abilities a volte sono un po' sbilanciate secondo me. Ma questi sono pareri personali, non sto qua a contestare il lavoro di Bungie. Bungie, sì. E sì, adesso con Bungie 343 Industries non mi ricordo più benissimo chi ha sviluppato Halo Reach, ma mi sembra Bungie. Adesso controllo. Sì, Bungie, ovvio. E dopo Halo Reach uscì Halo Combat Evolved Anniversary. Allora, qui ci fu un attimo di non so come dire, ero un po' diffidente da quel titolo. Infatti non lo comprai al lancio, non, sinceramente non lo proprio non lo cagai sinceramente proprio. E era periodo del mio compleanno e mi è arrivato come regalo dai miei amici, io ci sono rimasto veramente di stucco e ci giocai un casino. Però veramente non era come giocare ad Halo 1, anche con la grafica vecchia, sinceramente preferisco inserire il disco di Halo 1, proprio quello originale, e giocare con quello. Mi diverto molto di più e so che è proprio quello originale. Però comunque è stato un buon, diciamo, tuffo nel passato. Detto questo, ragazzi, sì, vi dico cosa penso di Halo 4 adesso che deve ancora uscire, uscirà tra pochissimi giorni, ragazzi. Io veramente sto fremendo. Io penso che Halo 4 sarà il miglior gioco di Halo. Penso proprio questo. Sarà il miglior gioco mai prodotto della serie Halo. Perché? Perché alcuni amici l'hanno provato adesso. Non sto qua a dirvi come, quando, perché, eccetera, eccetera. L'hanno provato e mi hanno detto le loro opinioni. Li conosco da molto tempo e concordiamo anche a volte sulle nostre, non so, preferenze. E mi hanno detto molti che è molto più fluido di Halo Reach, assomiglia molto più ad Halo 3. E questo è per me è, non so, il paradiso, perché Halo 3 è, secondo me, è il gameplay migliore di tutti. Detto questo, ragazzi, il mio gioco preferito è Halo. Cioè, in tutte le maniere, in tutti i tipi, in tutte le trame possibili e immaginabili. Per me Halo è il miglior gioco di tutta la mia vita. E il vostro?